Bentornati amici radioascoltatori, io sono Alice Iozelli, siamo su On Air, interviste e storie. Oggi vi porteremo in Toscana, precisamente a Firenze, per farvi conoscere Matteo Migliorini, che è un FX artist e 3D generalist, quindi parleremo di effetti visivi per cinema, televisione, insomma, ci racconterà un po' tutto quello che fa, come funziona il suo lavoro. Ciao Matteo, grazie di essere qui, benvenuto. Grazie. Allora Matteo, ci racconti un pochino intanto come hai cominciato ad affrontare un po', a scegliere questa strada, questo indirizzo? Ci racconti un po' anche la tua formazione? Allora, questa strada è arrivata un po', diciamo, a caso, nel senso che è stato tutto un divenire di un percorso abbastanza lungo, dove io ho studiato come geometra, poi ho iniziato un tirocinio presso uno studio di architettura. Un giorno il responsabile, il mio datore di lavoro è arrivato e mi ha detto: dobbiamo fare dei rendering, che sarebbero delle visualizzazioni architettoniche di quello che si andrà a realizzare come struttura, quindi per esempio un interno di una casa fatto digitalmente. E da lì mi sono approcciato ai primi software di modellazione tridimensionale, questo accadeva nei primi anni 2000. Poi successivamente, siccome sono una persona molto curiosa, ho continuato a studiare altre forme, diciamo, di questo settore del 3D, e quindi poi mi sono appassionato di animazione e di effetti che in Italia vengono spesso detti effetti speciali, quando in realtà sarebbero gli effetti visivi, perché gli effetti Ok. speciali sono quelli che si fanno in maniera pratica sui set, mentre gli effetti visivi sono quelli che si fanno in maniera digitale. Poi ho avuto l'occasione, dopo comunque un po' di formazione personale, quindi da autodidatta e un po' seguendo un corso anche online con un mentore, uno dei maestri, dei nomi un pochino più importanti su questo settore, di provare. Proprio sono ripartito da zero, a quasi 40 anni, sono ripartito come stagista in Danimarca e poi da lì non mi sono più fermato. Ho iniziato praticamente a lavorare su alcune serie TV come Krypton, come Star Trek, alcuni film, e poi sono tornato in Italia, ho lavorato con altre società qui in Italia, e attualmente, un po' grazie anche a questa pandemia che ci ha costretto un po' tutti a casa, sto lavorando con varie società, però da casa, quindi questa è una grande fortuna rispetto a doversi spostare. Oh, che bello Matteo, quindi già anche grandi soddisfazioni, insomma, scelto dei nomi importanti, quindi progetti importanti e qualcosa per questo 2021, c'è cioè qualcosa in previsione che ci vuoi un po' accennare, su cosa stai lavorando? Allora, in questo 2021 ho iniziato lavorando per una serie televisiva di Mediaset, poi sto lavorando su un progetto del quale sfortunatamente nel mio settore ci sono molti accordi di riservatezza, però è un film in produzione per una casa, diciamo, molto famosa, e poi ci sono comunque altri progetti che ancora si devono definire, quindi dobbiamo un attimino aggiustare un po' il tiro, diciamo così, nel senso che siamo ancora in fase di colloqui, quindi ancora si concretizzeranno oppure no. Oh, bellissimo Matteo, ci hai dato una bella panoramica invece. Ma quindi io ti faccio una domanda proprio quindi schietta. Mi sembra di capire che ti piace molto il tuo lavoro, lo consiglieresti quindi a un giovane che deve cominciare, deve scegliere un po' cosa fare, magari uno che ha un po' questa passione ma non sa bene, quindi se magari cominciare è un po' indeciso? Allora, è un lavoro che a me piace molto perché è proprio la mia passione, no? E quando si dice che se trasformi il tuo lavoro, la tua passione in un lavoro, non lavorerai mai. In realtà si lavora spesso e se ne dicono anche tante, però è più leggero rispetto a dover dire devo accettare un lavoro che tutti i giorni devo sedermi su una sedia o devo andare magari in fabbrica e poi lo si odia per tutta la vita. Questo è, diciamo, una grande fortuna. Io lo consiglio, però è un lavoro dove la gavetta è molto dura. Questo va assolutamente detto. È un Ok. lavoro molto dispendioso perché ci sono delle scuole specialistiche che non costano poco e quindi uno per entrare o fa da solo, però con molta fatica, oppure prova con queste scuole, fa degli investimenti che sono pari praticamente a degli studi universitari, magari solo per un anno, rispetto ai 5 anni dell'università, 3-5 anni, perché adesso ci sono anche le lauree Ok. brevi, però c'è da sostenerlo. Difatti io proprio un po' per magari venire anche incontro ai giovani, ora magari anticipiamo una domanda che stavi per farmi, ho nel 2016, no, sì,
2015-2016 ho aperto un mio brand che si occupa proprio di formazione, realizzando dei corsi che sono dei pacchetti su i software che io utilizzo, più che altro su un software che si utilizza in questo settore, a un prezzo molto contenuto, proprio per dare una mano a chi magari si vuole avvicinare, a dargli un imprinting, perché così può capire se realmente, cioè se io investo, faccio un esempio a caso, 50-100 euro, è sempre meglio che andare a investire magari quei 7-10-50 mila euro per la formazione. Magari uno con 100 euro dice vado fuori a mangiare il sushi, una pizza, tre volte in meno, e magari le riprende facilmente. Proprio una forma di assolutamente per capire se può essere la strada giusta. Però sì, infatti, diciamo, io la consiglierei se uno veramente la sente come vocazione. Ok, benissimo, mi sembra una bellissima opportunità quindi quella che ci hai appena dato, Matteo, per gli amici ascoltatori. Allora lasciamo i tuoi contatti, com'è che fanno a contattarti quindi per qualsiasi informazione anche sulla formazione? Allora, io ho un sito web, una landing page che è proprio www.mdimatteomigliorini.com, quindi è semplicissima, come è proprio il mio nome, l'iniziale del mio nome e il mio cognome.com, e da lì ci sono vari link sia al mio canale di YouTube sia ai canali anche di LinkedIn, dove magari possono anche scrivermi direttamente per avere maggiori informazioni sia sulla formazione, e magari se qualcuno ha anche altri dubbi, altre domande inerenti a questa professione può comunque contattarmi. Oh, benissimo Matteo, quindi approfittate assolutamente di questa bella opportunità, amici ascoltatori, e quindi visitate il sito e rimanete aggiornati anche sulle sue attività. Matteo, a questo punto io allora ti ringrazio per questa bella intervista che abbiamo fatto insieme, ci hai davvero raccontato tutto nei minimi particolari, e noi ti seguiremo un po' sui tuoi canali quindi per vedere anche le prossime evoluzioni, tutto quello che combinerai. Grazie ancora Matteo. Grazie a te Alice. E invece voi amici radioascoltatori rimanete qui su On Air per le prossime interviste e storie.